Ciao a tutti da Joe e benvenuti in questa nuova puntata, spero la prima di una lunga serie in cui io e il buon Tia dai DetLab Studios tratteremo hardware e software che secondo noi valgono la pena di essere trattati. Partiamo a bomba con l'italianissima iQ Multimedia, un prodotto che è stato presentato qualche settimana fa al NAM. Sto parlando della AX IO-1, eccola qua. Bellissimo prodotto, è la versione desktop delle loro schede audio che probabilmente già conoscete, ma secondo me è un prodotto ben studiato, ben congegnato e sicuramente molto molto immediato perché hai tutto quanto qui, hai tutto quanto in faccia, vedi tutto subito e insomma mi è piaciuto parecchio. Ci ho giocato per qualche settimana e posso dirvi che è veramente un buon prodotto, al prezzo a cui viene venduto è incredibile. Abbiamo l'ingresso combinato, ovviamente c'è la possibilità di entrare col proprio strumento o addirittura con il microfono. Qua davanti abbiamo anche la Phantom, laddove il microfono richiedesse poi ovviamente la Phantom. Qua abbiamo il potenziometro di ingresso che andrà regolato ovviamente per evitare di andare a clippare il tutto. Da questa parte abbiamo la sezione del loro già ormai testato sistema DI che è molto bello. Io ce l'ho, lo uso da qualche anno e mi trovo benissimo. Ti dà la possibilità già di scolpire il suono, ad esempio con questo potenziometro o anche con questo JFET o Pure, che va praticamente a colorare un po' i transienti e dare un po' più di enfasi, ti scalda il suono, molto 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 bello. Possibilità di selezionare i pickup da questa parte. Qui abbiamo il potenziometro per andare a selezionare il suono come entra direttamente nella scheda audio o come esce direttamente dalla nostra DAW. Da questa parte abbiamo il potenziometro delle cuffie e qua ovviamente il potenziometro per il suono che uscirà direttamente dalle casse. Qui abbiamo l'uscita casse, qua abbiamo gli ingressi per uno switch o due switch o uno switch o un pedale. Questi serviranno ad andare a controllare i software che eventualmente vengono forniti insieme a questo prodotto, che sono il loro ormai testato Amplitude nella versione SE o nel nuovissimo e sulla bocca di tutti Tonex sempre nella versione SE. Qui abbiamo il MIDI e da questa parte abbiamo invece l'ingresso per la USB-C. Qua davanti abbiamo la loro uscita cuffie e qua invece abbiamo la loro uscita per il reamp. Sì, perché abbiamo anche la possibilità, oltre che a sentire il nostro suono non solo dal computer, ma direttamente anche dal nostro amplificatore, abbiamo la possibilità anche di reampare successivamente le nostre chitarre. Questa è una roba molto 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 figa, soprattutto perché è qua davanti ed è stracomodo senza dover andare a prendere un'uscita dietro che invece molte schede hanno, ok? Andiamo a vedere come funziona. Eccoci qua, allora partiamo con l'interfaccia del software che viene fatto scaricare insieme all'acquisto della AX. Come vedete è molto semplice, molto pulita. Da questa parte andrete a selezionare il sample rate e il buffer size, ovviamente a seconda delle vostre esigenze. Qua l'audio input, molto bello perché hai tutto quanto qua chiaro, se non hai la possibilità di andare a vedere sul tuo hardware e vedi tutto quanto, ovviamente hai la possibilità di selezionare ovviamente la Phantom anche da remoto e dare la possibilità di switchare, diciamo, l'ingresso per farlo andare direttamente all'uscita reamp. Nel momento in cui vai a registrare, hai la possibilità di entrare non solo col suono della chitarra da registrare nella tua DAW, ma anche direttamente in un amplificatore che hai a casa se vuoi sentire il suono direttamente da lì o nel caso ci fossero problemi di latenze, eccetera, eccetera. Da questa parte la possibilità di verificare l'uscita out e out stereo, ovviamente, perché si tratta delle casse. E qui ovviamente hai la possibilità di andare a selezionare il fader per l'uscita, per il volume d'uscita per reamp. Tra l'altro molto comodo la possibilità di selezionare il ground lift. In questo caso io l'ho selezionato direttamente dalla mia testa, ma ho provato anche questo e devo dire che funziona. Se sentite grosse ronze, evitate magari di selezionarlo sia qua che sulla vostra testata o se avete un hardware a parte dedicato a quello, perché altrimenti vanno in conflitto ed è un disastro.
Bene, passiamo direttamente al nostro Studio One. Qua ho registrato questa linea direttamente con la mia chitarra entrando nell'hardware. In questo caso, per comodità, sono andato a utilizzare un plugin molto veloce, molto comodo, molto diretto. Non me ne voglia la Key Multimedia, ma ho preferito fare questo perché ho già il mio suono preselezionato qua e devo dire che funziona molto bene. C'è la possibilità di selezionare un amp, un pedalino per bussare il suono. Non l'ho fatto perché non l'ho usato neanche nella mia testa. In questo caso sono uscito dalla reamp out della AX, sono entrato direttamente nella mia 6505 della Pivi Microhead e poi sono entrato in una cassa 1x12 con un cono V30 piccolina da casa, senza entrare in una 4x12 che ovviamente non ho la possibilità di andare a tirare come si farebbe in studio, ma tutto ovviamente per ovvi motivi. Microfonandolo con un SM57 e rientrando direttamente nella scheda. Sentiamo intanto la chitarra pulita, com'è? Non è pulita. Ora è pulita. Ok, senza farvela sentire tutta, questa è ovviamente la chitarra con il plugin. Ok, adesso possiamo andare a sentire la chitarra reampata. Ho dovuto utilizzare un po' di noise gate per levare un leggero fruscio di fondo e una piccola correzione con un equalizzatore, così da levare un po' quell'effetto rumble e fuzz, quelle alte frequenze che rompono un po' le scatole. Nulla di che, veramente roba, poca roba, però per dare al suono insomma una sistemata, renderlo presentabile e sicuramente più vicino a quello che è il plugin, e questo è il risultato. Andiamolo a sentire. Ovviamente noterete la differenza della linea d'onda, perché questo è il risultato del reamp della chitarra. Ovviamente il suono molto più compresso, molto più lineare, per cui è normale. Sentiamo un po' le differenze tra uno e l'altro. Beh, direi che è un signor suono. A me piace tantissimo, piace molto il suono della Pivi, della 6505. Ovviamente non ha la spinta che potrebbe avere la testa da 120 watt, però insomma richiama sicuramente molto il suono dell'originale. Ho pannato le due chitarre, una a sinistra, quella non reampata, quella reampata a destra. Sentiamo un po' la differenza. Beh, insomma, il risultato c'è. Ovviamente questo dà la possibilità, anche nel caso doveste registrare qualche cosa, di avere una paletta di suoni leggermente differente, e che non fa male assolutamente, non è una brutta cosa. Però insomma, visto e considerato che comunque il suono che esce da questo plugin utilizza una cassa
una IR di una cassa 4x12 e di questa invece è stato fatto il reamp di una cassa con un cono da 12, e devo dire che tutto sommato, insomma, il suono è ben fatto e lo porta a casa, insomma, discretamente, io direi un po' più di discretamente. Comunque a me piace tantissimo, poi sono gusti. Niente, direi che qua siamo alla fine. Eccoci qua ragazzi, allora che dire, a me il prodotto è piaciuto tantissimo, lo trovo fatto veramente bene, il fatto che abbia comunque anche due software a completare il pacchetto, oltre a quello di controllo ovviamente dell'hardware, mi è piaciuto tantissimo. Secondo me per l'home recording, l'home studios o anche in ambito professionale può dire la sua sicuramente, lo trovo veramente un prodotto che non sfigura in confronto a tanti altri che ci sono in commercio e che costano anche molto di più. Se lo state già provando, se lo avete già provato, se siete curiosi, se avete domande, fatecelo sapere nei commenti e ovviamente io e Tia cercheremo di rispondervi quanto prima. Da Gio è tutto e come dice il buon Tia, stay rock!